prima era un ingranaggio essenziale della macchina del consenso messa su da Mussolini e dal regime fascista. Poi è diventata la fabbrica dei sogni, dove sono nati capolavori cinematografici unici, e adesso è un luogo operoso dove si continuano a girare film, a fare produzioni televisive e serie TV, ma dove si accolgono anche tanti turisti. Cinecittà si propone al visitatore con il suo bagaglio storico, con il suo presente, con un futuro che potrebbe essere disegnato in modo tale da conquistare numeri record di turisti, strizzando l'occhio al successo degli Universal Studios di Hollywood. La mia esplorazione nel tempio italiano della cinematografia coincide con gli 80 anni della sua fondazione. Nell'aprile del 1937, Benito Mussolini e l'allora direttore dell'Istituto Luce, Giacomo Paolucci, varano gli stabilimenti di Cinecittà. L'idea degli studios nazionali era nata nel periodo in cui il regime aveva già imparato a sfruttare la qualità tecnica di operatori e montatori nella propaganda di regime dei cinegiornali Luce. All'epoca fascista segue la rinascita post-bellica, raccontata alla perfezione nell'itinerario della mostra permanente che tratteggia il grande sviluppo negli anni 50, dovuto ai capitali americani immessi in Italia con l'apporto del piano Marshall, ma anche alla rinomata eccellenza di carpentieri, scenografi, costumisti, tecnici che l'Italia è in grado di offrire. Ecco così le grandi produzioni targate Cinecittà, come il nuovo Quo Vadis con Robert Taylor, Ben-Hur con Charlton Heston, Cleopatra con Liz Taylor. Tutti film che ebbero il pregio di risvegliare un cinema di genere tutto italiano, realizzato in economia e traboccante di idee, che furono l'autentico polmone economico con cui la produzione nazionale seppe rilanciarsi. Negli studi cinematografici romani negli anni 60 si fanno strada la figura e il talento di Federico Fellini, a cui Cinecittà rende omaggio in una sala costruita proprio per calarsi nelle atmosfere surreali, oniriche e fantasiose di quello che è riconosciuto come il più grande regista italiano e tra i più importanti a livello internazionale. Alcune sue interviste, le immagini di attrici e attori, spezzoni di film e abiti di scena raccontano la vaghezza, l'indeterminazione dell'animo del protagonista autore, la sua interiorità complessa e contraddittoria. Fellini era un genio e la sua vera creatività consisteva nel sognare, sogni che amava rappresentare in appunti disegnati che poi entravano nei suoi film come sceneggiature vere e proprie. In quelle che una volta erano i terreni paludosi della Tuscolana, in 80 anni sono nati 7 teatri di posa. Di questi il più famoso è il Teatro 5, che ancora oggi è lo scenario di produzioni importanti e significative e conserva il primato di teatro di posa più grande d'Europa. Uno studio di circa 3.000 metri quadri che può ospitare più di 2.000 persone. Perfettamente climatizzato e insonorizzato, è situato nel cuore degli studi. La sua notevole altezza permette la costruzione di scenografie non realizzabili altrove. Nella storia del cinema italiano, ricostruita attraverso i principali protagonisti e le pellicole di successo, si ricordano la bravura e la bellezza di tante attrici che hanno rappresentato il sogno e hanno destato l'ammirazione di milioni di italiani. C'è poi lo spazio per gli attori simbolo del cinema italiano e una parte tutta dedicata alle star americane che in Italia hanno girato film e scatenato i flash dei paparazzi.
La galleria dei personaggi che la mostra di Cinecittà propone è ricchissima e mette insieme tante star internazionali con i mostri sacri italiani, da Totò ad Aldo Fabrizi, da Anna Magnani ad Alberto Sordi, artisti che hanno rappresentato l'essenza del cinema nelle sue varie sfaccettature. Un passaggio fondamentale viene poi riservato al western all'italiana, un genere di film che negli anni 60 e 70 vide la partecipazione di attori di valore ancora agli albori della loro carriera e che successivamente sarebbero divenute star internazionali. I film più conosciuti sono quelli della cosiddetta trilogia del dollaro, diretti da Sergio Leone, con Clint Eastwood che diede vita al ruolo dell'uomo senza nome e le celeberrime colonne sonore di Ennio Morricone, tre nomi che divennero sinonimi del genere stesso. Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più e infine Il buono, il brutto, il cattivo. Una trilogia di Sergio Leone a cui si aggiunse poi il capolavoro monumentale C'era una volta il West, un affresco nostalgico sull'epopea del West al tramonto. Cinecittà le produzioni lavorano utilizzando grandi spazi e tecnologie all'avanguardia e disponendo della fornitura a noleggio completa di mezzi tecnici di ripresa moderni ed aggiornati. Tutto ciò consente di costruire imponenti e fantastiche scenografie e di portare sul set i più grandi professionisti del settore, soddisfacendo qualsiasi esigenza. A Cinecittà non c'è niente che non si possa realizzare. Particolarmente suggestivi i set permanenti, quello dell'antica Roma che viene utilizzato per film, spot e serie televisive. Quello della città italiana medievale che ha rappresentato Assisi in Francesco, la miniserie televisiva italiana del 2002 diretta da Michele Soavi con Raul Bova. Mentre non possono sfuggire all'occhio attento le costruzioni utilizzate per girare le scene di Gangs of New York di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Insomma, quella che viene da tempo definita la fabbrica dei sogni mostra la propria storia. Un percorso affascinante, legato al cinema, ai grandi attori e al lavoro di qualità di tante maestranze. E guarda al futuro, consapevole che tutto questo può diventare uno straordinario veicolo di promozione e nuova occupazione.